Non ci ha mai provato nessuno. Serve un'organizzazione perfetta e una squadra numerosa. Armi? Non proprio. C'è molta sorveglianza, ma il bottino... Qual è il bersaglio? Sono 7 zeri a cranio. Qual è il bersaglio? Da quant'è che non vai a Las Vegas? Tu vuoi prosciugare un casino? A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. Arsenio Lupin, Ocean's Eleven, Caccia al ladro, La pantera rosa, Prova a prendermi. Film che ci parlano di ladri gentiluomini, criminali non convenzionali, simpatici fuori legge, che vivono al di fuori della legalità senza fare del male a nessuno. Criminali, sì, ma anche artisti, geni, strateghi, persone con un dono speciale che li rende unici nel loro genere. Persone con una storia unica alle spalle, come Frank Abagnale. Dal 1964 al 1967 mi sono spacciato con successo per un pilota di linea della Pan Am e ho viaggiato gratis per più di 2 milioni di miglia. Giunto il momento in cui sono stato arrestato, mi consideravano il più giovane e audace truffatore degli Stati Uniti. Avevo incassato circa 4 milioni di dollari con assegni falsi in 26 paesi e nei 50 stati d'America. E tutto prima di compiere 19 anni. Salve, sono Frank Abagnale. Frank Abagnale, dalla cui storia fu tratto il film Prova a prendermi, concluse la sua carriera a soli 21 anni. Il primo atto di questa sua attività fu quello di emettere assegni personali sul suo conto in rosso, operatività che scoprì possibile quando fu costretto a chiedere più soldi di quanti ne avesse sul conto. Questo sistema, comunque, funzionava solo per un breve periodo di tempo, fino a quando, cioè, la banca non chiedeva di ripianare il debito contratto. Così continuò ad aprire conti in altre banche a cui applicare la stessa frode, cambiando ogni tanto identità per creare meno sospetti. Con questo metodo raggiunse $40,000 prima di essere scoperto. Vedi tutti questi soldi? Ne ho altri. Sono pieno di soldi. Tanti di quei quattrini per noi, che vivremo senza problemi per il resto della nostra vita. Guarda. Ma prima che la banca iniziasse a mettersi sulle sue tracce, Frank aveva già preso tutti i soldi e cambiato identità. E non aveva neppure 18 anni. Frank fu catturato in Francia nel 1969. Dopo aver passato 5 anni in prigione, il governo federale degli USA gli abbonò la condanna a patto che aiutasse la polizia nei casi di frode bancaria. Dammi un tuo parere. È un falso. Ma se non l'hai neanche guardato? Beh, non c'è il bordo dentellato, no? Insomma, questo assegno è stato tagliato a mano. Sì. La carta è di grana grossa. È troppo pesante per essere un assegno bancario. L'inchiostro speciale è a rilievo, non liscio, si sente al tatto. E non ha l'odore della marcatrice, è una specie di inchiostro da disegno, sai, di quelli che si comprano in cartoleria. Frank, ti interesserebbe lavorare con la sezione antifrode bancaria dell'FBI? Dopo aver provato vari lavori, fondò la Abagnale e Associati, una società di consulenza riguardo la frode bancaria. Oggi Frank è un multimilionario molto famoso. Da sempre il grande pubblico è affascinato da quelli che vengono chiamati i criminali non convenzionali, protagonisti dei racconti cinematografici, per diversi motivi. Prima di tutto questi personaggi sanno essere molto affascinanti, perché spesso sono affabulatori, sono molto intelligenti e pur compiendo delle azioni illegali hanno la capacità di tenere lo spettatore sempre sul filo del rasoio. E la domanda che ci si pone è: ce la farà il nostro eroe a compiere la sua missione? Questo è uno dei principali motivi di interesse che ci tengono incollati a un film che parla appunto di criminali non convenzionali. Volete sapere le 3 rapine più riuscite nella storia di Las Vegas? Terzo posto, medaglia di bronzo. Mezzo collo acchiappa una cassa a mano allo Horseshoe. Arriva più vicino alla porta di chiunque altro prima di lui. Secondo posto fra le rapine più riuscite, al Flamingo nel 71. Questo ha perfino preso una boccata d'aria fresca prima che lo pizzicasse.
dopo ha respirato col polmone artificiale per 3 settimane. E al primo posto, quello che più si è avvicinato a rapinare un casinò di Las Vegas, è stato uno che ci ha provato nell'87 fuori dal Caesars. Venne, prese, vinsero loro. Il cinema, la televisione, il fumetto si sono sempre mostrati estremamente interessati a questo genere di personaggi, ispirandosi a fatti realmente accaduti, oppure creandone di nuovi. Il criminale non convenzionale più famoso della cultura popolare è Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, nato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905, che ruba per sé ma anche per i più bisognosi e sempre suoli facoltosi. Ascoltami bene, Arsenio. È la verità, tu sei figlio di un ladro, che però ha sempre avuto interesse solo per i ricchi e i potenti. Derubare i ladri, niente al mondo procura maggior piacere. Uno dei punti di forza dei criminali non convenzionali è legato al fatto che molto spesso sono criminali non violenti, che quindi basano i propri colpi e le proprie azioni illegali più sull'intelligenza o sulla stupidità altrui che non appunto sulla violenza. Un ladro qui? Mio Dio, che cosa eccitante. Un ladro di che cosa? Di gioielli. Strano, no? Restate accanto a me. Non vorrei essere io la sua prima vittima. Non temete, signora. Non vi toglierò gli occhi di dosso. In qualche modo quindi il pubblico li giustifica anche con simpatia, soprattutto perché molto spesso lavorano su quello che rappresenta il superfluo. Solitamente questi criminali svaligiano grosse banche, organizzano colpi nei casinò, quindi lavorano sul surplus, diciamo, della società. Signori, l'isolato dei numeri 3000 di Las Vegas Boulevard, più conosciuto come il Bellagio, il Mirage e l'MGM Grand. Insieme sono i 3 casinò più redditizi di tutta Las Vegas. Questo è il caveau del Bellagio. È al di sotto del manto stradale, sepolto da 60 metri di terra compatta. Custodisce fino all'ultimo centesimo che passa per ciascuno dei 3 casinò sovrastanti. E noi lo svaligeremo. Io avrei una domanda. Diciamo che entriamo nelle casse e passiamo attraverso le porte di sicurezza. Scendiamo nell'ascensore che non possiamo manovrare. Superiamo le guardie con i mitra. Entriamo nel caveau che non possiamo aprire. Senza farci vedere dalle telecamere? Ah già, scusate, ho dimenticato di dirvelo. Sì, mettiamo che riusciamo a fare tutto. Dopo ce ne dovremo uscire belli belli, con 150 milioni di dollari in contanti, senza che nessuno ci fermi. Sì. Un altro dei meccanismi ricorrenti quando si racconta la storia dei criminali al cinema è rappresentato dall'idea del trasformismo. Spesso si raccontano storie in cui il nostro personaggio principale cambia spesso identità, ricorre a travestimenti, cambia nome, cambia identità per sfuggire a degli ostacoli o per organizzare appunto dei colpi. Naturalmente il cinema ci racconta i fatti in modo organizzato, per cui costruendo la suspense, lavorando molto sulla narrazione, puntando sui momenti di maggiore tensione, cercando di costruire degli apici di tensione e poi dei momenti invece di relax che poi a loro volta confluiranno in altri picchi d'emozione, d'azione, anche di rischio. Livingston, siamo pronti. Livingston, siamo pronti. Basher, siamo pronti.